Dite la verità, quanti di noi hanno buttato prodotti scaduti da un giorno? Siamo stati solo prudenti o abbiamo sprecato? Andiamo a vedere. La questione torna d'attualità dopo la decisione della UE di inserire in etichetta la dicitura spesso buono oltre, accanto al consueto da consumarsi preferibilmente entro. Secondo l'esecutivo europeo, infatti, l'aggiunta di questo elemento sarebbe una mossa a sostegno della lotta allo spreco alimentare, perché consente una migliore comprensione, influenzando, si legge nel testo, il processo decisionale dei consumatori in merito all'opportunità di consumare o eliminare un alimento. Ma prima di andare a vedere gli sviluppi della faccenda, facciamo un passo indietro e apriamo un nuovo file nel nostro dizionario della contemporaneità. Prof, diamo proprio la definizione. Che cosa si intende per spreco alimentare? Spreco alimentare è un termine molto ampio. Di solito si distingue tra spreco, food waste, che avviene dopo l'acquisto del prodotto, e food loss, perdita, che avviene nelle fasi di approvvigionamento delle materie prime, produzione, trasformazione, logistica e distribuzione. È bene essere chiari, non sono pochi i cibi che possono essere consumati anche diversi giorni, settimane, addirittura mesi dopo la scadenza. Ora sembra che Bruxelles voglia davvero accelerare, ma la novità della dicitura spesso buono oltre non è ancora sugli scaffali dei nostri supermercati, che è già polemica. È il caso di Federalimentare. Le industrie alimentari sostengono che le parole come spesso, buono e dopo possano sollevare incertezze sulla responsabilità legale degli operatori del settore alimentare e questo avrebbe possibili conseguenze anche per l'integrità del marchio. Certo, i dati sono sotto gli occhi di tutti. Secondo Coldiretti, ogni anno nelle case italiane si gettano 27 kg di cibo per ogni abitante, con perdite per i bilanci familiari di quasi 6,5 miliardi di euro. Pazzesco! Ma come siamo messi in Italia rispetto agli altri paesi europei o alle altre aree del mondo? In Italia si spreca circa un terzo di quello che acquistiamo, come le altre economie avanzate. Le perdite avvengono soprattutto dopo il consumo e in parte anche per quanto riguarda il fresco sullo scaffale del supermercato, dove siamo abituati ad avere una grande abbondanza che tuttavia non viene consumata interamente. Nelle economie in via di sviluppo, invece, a causa della mancanza di tecnologia, sono più le perdite, cioè quelle che avvengono prima del consumo. Una volta raggiunto lo scaffale o acquistati, i prodotti vengono consumati quasi interamente. Insomma, la nostra è una società di spreconi. Ma basterà un'etichetta a cambiare i nostri comportamenti? Questo non lo so, ma so che si può avere maggiore consapevolezza già adesso, anche senza etichetta. Dai!